quasi quando è uccidere un re e sposarne il fratello. Uccidere un re? Sì, signora madre, uccidere un re. Abbiamo scelto di affrontare queste opere, Amleto, ma come il Giulio Cesare, il Macbeth, in un'altra versione solo per la radio, e in passato poi l'Odissea, sempre perché sono testi che amiamo, sono i testi che ho sempre immaginato, sognato e desiderato. Questo spettacolo ha, diciamo, un'impostazione di partenza che è abbastanza classica, volutamente una ricerca che parte dal desiderio di lavorare sul testo, sulla parola, affrontare i limiti e tutte le complessità che ci sono quando poi una parte del spettacolo è affidato a non professionisti, quindi ad attori detenuti. C'è musica in scena, c'è ritmo, c'è un altro modo di applicare il nostro linguaggio che ha sempre il ritmo, diciamo, come consuetudine. Da non credere. Credere cosa? Lasciarsi interrogare da un cane ubriaco. Sì, sono tanti anni che lavoriamo fondendo i piani, il carcere, il teatro, i professionisti, i non professionisti. Questo rapporto va avanti da tanti anni. Tutte le volte è una nuova volta, tutte le volte è inizio. Questo posso dire, che ogni volta è come cominciare da capo. Certo che possiamo passare il testimone, sicuramente chi vuole iniziare può ascoltare, può raccogliere anche delle esperienze da noi o da altri di questa regione in particolare. Però poi tutte le volte è cominciare da capo, tutte le volte è iniziare da zero. Perché ogni spettacolo ti parla in un certo modo, ti chiede delle cose e tutte le volte viene messo un po' in discussione questo accordo che c'è tra il teatro e il carcere. Perché noi abbiamo costruito una relazione, un rapporto che è importante, che funziona, ma tutte le volte è come se il teatro ci dicesse: ma questa cosa non può funzionare, non può funzionare. E noi siamo tutte le volte a ricostruire l'accordo. È possibile che il cielo non possa lavare queste mani sporche del mio stesso sangue? Il tema del lavoro è un tema che abbiamo preso molto sul serio in questi ultimi anni. Il lavoro inteso come tutto ciò che può essere, al di là del fare teatro, al di là della pratica attoriale, diciamo, il mestiere del teatro, quindi il fonico, il tecnico luci, lo scenografo, il macchinista. Quindi noi abbiamo, dal nostro canto, incoraggiato i detenuti, l'amministrazione penitenziaria, ma anche i teatri della regione ad aderire a un consorzio, a un accordo, appunto, anche in questo caso, per poter dare a queste persone la possibilità di formarsi in carcere e di lavorare all'esterno. Quindi il progetto paga per 3 mesi dei tirocini formativi nei teatri, dove poter mettere in pratica quello che si è imparato all'interno delle carceri. E quindi abbiamo Francesco, che ha disegnato già per Amleto queste scene, i costumi. Sta disegnando per noi anche i costumi di un nuovo spettacolo di strada che faremo su Don Quixote. Quindi è già dentro, è già, diciamo, c'era già prima di questo progetto europeo l'idea, si stava già praticando in realtà. Ma la vogliamo ingrandire fino a creare all'interno del carcere di Castelfranco un'officina dove costruire un laboratorio, un piccolo laboratorio dove costruire scenografie, costumi e riuscire in qualche modo a servire i teatri della regione a partire dal carcere. Armando segna, diciamo, un attimo, no? Un riferimento per tutti quelli che lavorano in questo luogo, in questo contesto. Per noi non è il solo luogo, quindi noi lavoriamo anche nei teatri, in strada, facciamo progetti anche diversi. È uno dei luoghi che amiamo abitare, questo, è il carcere, perché è una domanda che non so rispondere. Cioè, è proprio questo, io sento la necessità e l'urgenza, ma con i miei compagni sentiamo la necessità di metterci in questa situazione. Un criminale uccide mio padre e io lo mando in paradiso. Gli farei solo un favore. Finché rinunciamo a riposare un po' per andare in carcere e affrontiamo
le difficoltà che ci sono, affrontiamo i limiti che questo accordo ha, perché ha tanti limiti questo accordo, tantissimi, che spesso vanno veramente a ostacolare il teatro. Allora, nonostante queste difficoltà, continuiamo a scegliere di andare, di proporre progetti nuovi, ora i prossimi saranno ancora più complessi. Allora, perché? Allora, a questa forse non so rispondere, ma il desiderio c'è. Ma tu guardalo con attenzione. Lo stesso farò anch'io. Dopo ci confrontiamo. Va bene, signore. Bene, si va in scena.